Dottor Franco di Radio CP Sound 87.5. Allora tutti al mare siete. Comunque le nostre linee sono sempre aperte al 799121 oppure 794594. Per te, solo per te che sei lì e li stai ad ascoltando. CP Sound. Salve, volevo dire che in fondo gli italiani ci vogliamo tutti bene e l'Italia risorgerà. Che l'Italia possa risorgere sicuramente questo e anche al più presto. Salvadori, chissà se fa il servizio sulla disoccupazione che aveva detto. Massimo Salvadori ci porterà nei luoghi in cui Esther, dove nascono le notizie. Esther, dove stai? Sarai tu. Esther, già sta mosca. Ah, sei uscita. Lo sai che a Simone gli è morta la nipote? Dice che stavano andando a un matrimonio, no? E a una curva arrivavano 127 di due militari e tutti morti. Dice che gli sposi non gli hanno detto niente per non rovinare. C'è una sbucciatura. Ce l'hanno portato in ospedale per antitetanica. Oh, sempre morti, incidenti, disoccupazione. Lo so io quello che c'hai, lo so io. Che c'ho io? Stefano! E di pericoli per l'ordine pubblico. Consiglio di fabbrica. Esther! Unitaria dei lavoratori chimici hanno fatto sapere che l'occupazione cesserà soltanto Abbassi? Quando a Roma qualcosa. Verrà riaperta. Senti, ma che devo fare io con te? Ma che colpa mia? Ma che ho fatto io l'incidente? Sono 4 anni che tuo padre se n'è andato, tu fai così! Uffa! Uffa! Manca a scuola per andare più, che c'era pure il pulmino che... Stai sempre là, inchiodata, davanti a quell'affare! Ma perde tempo in mezzo a sti maledetti libri che... Hai voluto la chitarra, perché dice che l'avresti suonata con gli altri ragazzi della parrocchia! Sta là, la chitarra, sopra l'armadio! Con la chitarra non ci si cammina, ci vuole l'operazione! Prorogato al massimo... Che mi succedono tutto a me, cioè? Mo' come li faccio i carciofi? 14.50. Tanto a me ogni volta che mi è cascata la bottiglia dell'olio mi è sempre successo qualcosa, pure il giorno prima dell'incidente la stessa cosa. 92. Senti, 15.05. Non è che m'andresti a comprare? 15.05. Pigli un po' d'aria, che tipo? Ma io non voglio vedere nessuno. 45. Dai, facci tu il sugo, te lo guardo io. Passo dal giardinetto, così non busso. Mamma, me lo compri il giornale? Sì, così poi mi fa il pianto greco per i mal agli occhi. Fatti dare l'insetto, ricordati, Sì, vabbè, così compro pure lo zucchero, Patrizia, che fai? Che faccio? Mi si è rotta la bottiglia dell'olio e lo vado a ricomprare. Ah, l'olio? Speriamo bene, Patrizia. Speriamo bene? Ah, Miriam, me non te ci mette pure te adesso, Pronto? Vai pure. Buongiorno signora, sono Esther. C'è Stefano? E anche i tegolini. Quando torna? Da una morbida crema di cacao e latte. Sì, lo sapevo della gita, solo che non mi ricordavo che era oggi. Il nuovo tegolino. Bene, grazie. Ancora più gustoso. No, niente, era così. Grazie, arrivederla. Ti chiede scusa, sa. Guardate che gente.
C'è una miseria, ma proprio tutte ci si mettono oggi. Nessuno in casa? Sono a fare questi. Salve, senta che avevo chiamato prima, Manu. Sapevo che avete chiamato, no? Ma chi? Chiamato chi per cosa? Alla SIP, no? Avete chiamato la SIP per guastare l'apparecchio. Sì, perché è entrato dal giardino? Perché c'è sta il nome sul campanello, no? C'è sta il nome sul campanello. Certo che c'è. È chiaro, allora c'è sta... Cancelletto aperto, sono entrato. Mi sono messo a correre. No, guardi, il telefono funziona, ho fatto una telefonata 2 minuti fa. Sicura? Perché a me mi hanno detto di venire qua. Vuole sentire? Funziona proprio, insomma. Sì, funziona, gliel'ho detto, quindi se vuole può pure... Sì. Dovrei fare una telefonata alla centrale, no? Per dire che guasto non c'è sta io dovrei dire. Vabbè, chiami la centrale. Grazie, tanto la telefonata non si paga, il numero io. Lo scatta proprio. Ma che è sta puzza? Oddio, il sugo! Oddio, ma che sta accadendo? Vada tranquilla, oddio. Non è successo niente. Che te rispondono questi? Eh? No, dico, se te rispondono questi alla centrale. Noi ci mandano in giro con sto cardo, con staffa, loro si mettono a giocare a carte in ufficio. St'Italia. Di sopra non c'è andato, qua? Che ne so, lei mi ha detto che sta l'ascensore, io non è che... Dell'uomo, vabbè, va, forza, forza, vai. Dell'uomo, c'hai pure voglia di fare il cretino. Ma tanto questo è scappato. Vabbè, dell'uomo, pensa a lavorare, su, su. Buona, buona vista, nonna. Se ne voglio. Mi ha fatto un taglio. Esther, che t'ha fatto? Aiuto. Ma sono finiti i giochi. Che ci stanno altri finestri? Sono così. Lei non può capire qualcosa. Vabbè, non ci stanno altri finestri! Perché le devo chiudere, Dio? E cosa c'è la sua porta? Che cosa? Barricata all'interno di questo appartamento, forse è violentato da ragazzi. Non mi pare. Sono uscita 10 minuti. Capita la tutti a prestare la mandare qualche agente donna, perché c'è la madre che sta seguendo. Dottore, buongiorno. È dentro con la ragazza. Pigliami il megafono, va? Sì. Vabbè, mo togliete queste pistole, su, che stiamo a fare? Faro est. Allora? Sì, è lì dentro, guarda. Non leva giù.
Che sta a fa? Si assorbia, maledetta! Che stai a fa? Che devi fa? Che devi fa? Che vuoi fa? Me lo spieghi? Che devi fa? Che ha detto? Calise Claudio, lo sappiamo che sei tu, esci fuori, che è meglio. Zitta, testa, zitta! Calise, lo sai che Sabelli l'hanno preso quelli della scorta? Ha confessato, quindi non fare il fesso. Fai uscire prima la ragazza con la pistola tua in mano e poi esci tu, va bene? Io non faccio uscire nessuno, non ho fatto niente, non l'ho fatto! Scalì, tu qua hai fatto tutto il codice penale, hai fatto tentata rapina a mano armata, tentato omicidio del tabaccaio, o ti stai facendo sequestro di persona e violenza carnale, come non hai fatto niente? Scalì, che è meglio? Zitta adesso! Oh, guarda che a me non mi freghi! Io la ragazza non l'ho toccata! Ecco, allora falla uscire, che così tutto si chiarisce. T'ho detto che non l'ho toccata! La madre l'ha vista e dice che era... che c'aveva il sangue lì, ci siamo capiti? Ma mo che sta con questo? Che te sei? Che te sei? Lascia, sa che te sei fatto! Oh, come sta mamma, sta a sentire a me? Io ho semi-infermità, è uno! Tu non gli ho fatto niente alla ragazza! Sei un po' creata da sola, col pomodoro! E manca il tabaccaio! È stato Sabelli, è stato! E com'è che Sabelli dice che sei stato tu? E tu dici che qua l'ovio lo sfondo! Sti infame tragico! Calise! Mi senti? Non fare niente, stai buono! Vedi che tutto si sistema! Pigliacci loro! Scalise! Scalise, mi ha sentito! Scalise, parla! Scalise! Non mi sta, attento, devi inventare qualche cosa! Perché io ragazzo non lo faccio! Voglio parlare con il giudice, voglio! Con l'avvocato voglio parlare, capito? Senti, Scalise, adesso! No, niente adesso! Niente adesso! Voglio parlare con il giudice! Sì. Anzi, no, voglio la tema, voglio la tema. No, no, voglio la 164 a 2. Calise. Col pieno. E ce l'ho da 300 via. Calise, se adesso tutti cambiano un attimo, noi... Deve stare tutto davanti al cancelletto tra mezz'ora. Tanto a mezz'ora, dopo faccio un macello, faccio. Calise, Calise, vediamo quello che si può fare, eh. No, non vedevo niente, non vedevo. E guarda che si prova a fare pubblico. La prima che ci va per le viste è questa qua. No, 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 sbarra, dì qualche cosa. No, sì, strilla, strilla, dì che stai bene, strilla. Più forte, più forte. Sto bene. Fate come dice lui, c'ho paura. Fate come dice lui. C'ho paura. Ho paura, per favore. Esther, stai tranquilla. Sta dicendo quello che ci deve dire. Calise, stai tranquilla adesso, abbiamo chiamato il magistrato, sta arrivando. Sta arrivando, chissà quando arriva quello. Oh, chiamate chi vi pare! Tra mezz'ora deve stare tutto qua davanti! Scalise! Oh, e qui mica siamo in un film americano! Ci devi dare tempo! Poi tu per forza! Oh, una via! Il pianerotto! Calise, guarda, io ti prometto che non stiamo facendo niente, però non devi neanche dire che... Sì, ma sbrigatevi, per carità! Sì, sì, adesso vediamo di velocizzare tutto! Capito? Tu non c'è sta niente! Gli faccio Johnny un zingaro, gli faccio Johnny un zingaro! State zitta, 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 basta, piano! Che mi fa male la testa, no? Sta fa male adesso. Devo pensare a te. Devo pensare a te. La sparo subito e chi se ne frega. Che è? Te fa schifo? Se te fa schifo, portati! Va bene, ho capito. Calise, il magistrato sta arrivando, capito? Sarà qui tra un quarto d'ora, 20 minuti. Ok. Chiama in centrale e fatti inviare la cartellina di questo Scalise e anche di quell'altro lì, Sabelli. Sì, Sabelli. Vai. Alla pure questa, andata.
È inutile che mi guardi, so uguale, so come prima, so. Ma che voglio che se la pesce? La sigaretta. Pensa che stronzo, vado a rovinarti la baccaglia e manca la sigaretta, rimedio. Ce l'hai te? T'ho detto se c'è la sigaretta, ma vuoi rispondi? Su ripiano. Che ripiano? In cucina. Bravo! Un po' di gentilezza, e che cazzo? Questa coca ne era buona, ti passo contento. Portali, mettete là, quella all'angolo tuo, mettete là. Andiamo! Pronto, Sonia? Sempre con sta segreteria, questi. MZ, dove sei MZ? Dove sei MZ? Pescatore. Che giorno è oggi? Oggi non lo so. Ma dove vedi venuti a pensare per riposo settimanale, no? Ehi, basta. Non viene. Poi chi se la sente a mia moglie? A commissario, senti! Tieni. Oh, sto a parlare con te, dove stai? Che te ne sei nato? Mi rispondi! Scalise, il giudice non è ancora arrivato, perché... Ma voglio sapere che giorno è oggi! Come che giorno è? Come che giorno è? Non lo sa manco lui, non lo sa. Stavo bevuto il cervello tutti quanti. A come mi sta? Voglio sapere che giorno è oggi! Scalise, va tutto bene? Non è che hai assunto sostanze, eh? Sì, me so fatto una pena, Pescatore? Oh, Gianlu, sono io. No, aspetta, Gianlu, fammi parlare. No, mi sono messo in mezzo all'impicci. Ammurato a farsi il tabaccaio di via di Mirto, le ci hai detto te. Andata male. Sabelli ha sbroccato, gli è partito un colpo e si è dato. Ma che è andato là col sangue il vecchio che aveva schizzato tutte le messe, i Marboro, che la vecchia che si lava come una dannata. No, non hai capito, stavano già de fuori, stavano. E che ne so, come, ma mi pare una scorta, non lo so. Ho capito, Gianlu, ma chi è? Ma chi è sta tagna di me, Raimu? Avante di chi? Ok. Ma ho capito, Gianlu, ma chi è sto Cirino Pollicino, beh? Aspetta un attimo. Oggi è il 25 agosto, capito? Ah, Gianlu, non hai capito, sto spangato dentro una casa con una. Ma no, casa mia, casa di una. E che te sto dita tu, è pieno di fuori. Senti un po', Gianlu, questi stanno a di sequestro di persona, tentato omicidio, violenza carnale, qua sono minimo 20-25. Senti un po', ma secondo te, casa mi fermi da me che... Lo so, eh. O Gianlu, è tanto tutto così. Ma è tutto così, gli dici se vedevo un piazzetto ai 4 se presenta nelle 5 e mezza, gli dici mi porti il fascino del 27, no, quella ria devia te porta e il mascherino del panna te porta. No, gli ho chiesto una 164 con i soldi. E che ne so? Che ne so, io mi do sull'accordo e scappo una lotta. Sì, ma senti un po', sì, Cecio, ti ricordi Cecio, quello di Via Valle Corcodino, Non c'è una garzoniere vicino al marmista di Via Battista? Bagnavano da semilibertà. Ho capito. No, non mi rendo. No, Gianlu, non è che... Non, è perché non mi rendo, perché è vent'anni, non me li voglio fare. Vabbè, Gianlu, ho capito. Grazie. Che te guardi? Che cazzo te guardi? Sei contento e mi sei con un affaletto, mo, beh? Girati, non te voglio che girati. La commissione, dove sta il giudice? Voglio il giudice, voglio! Calise, te l'ho detto, sta arrivando! Beh, ti è da sbrigarsi, perché a me mi stanno a girare, va bene? Calise, te l'ho detto, ci vuole qualche minuto. La cosa importante adesso è che tu ti metti in testa di collaborare. Perché anche noi abbiamo i nostri... Oh, ci stanno questi qua fuori dalla porta, i devi levare! Se no mi fai storce per davvero, Che fa il sordo? Mo te assuro io, No, ecco, no, bravo, dai, aiutatemi, per favore, aiutatemi!
Allora te basta allevare altro po'. Scalise, Scalise, stai calmo, hai capito? Stai calmo. Adesso do l'ordine agli uomini nell'androne. Se guardi, vedi che se ne vanno. Tu però stai calmo. Vai a chiamare quelli nell'androne, cammina, forza, vola, vai. Detto. Non si può riprendere. Mancavano solo a questi. Sì, siamo nel capisco, però non è il commissario. Commissario, per favore. Vedi che ci sentono. Ah, vedi che ci sentono. Bene, dalle a tutti, tutti a casa, te la danna! Arriva sta giudice! Guarda se sta andiappato questo. Ma chi è che ne la smette? Deve essere per te, è una persona che... No, chi no, sei? Chi no, sei no, che rompi i coglioni? Le stai zitta, mi fai sentire? Levati, mettete là! Ma come hai fatto? Ho capito. Stanno là, stanno. Ho capito. Ma... Si è messa a parlare ora, di che so vivo, no? E mo' arriva il giudice, vediamo un po'. No, no, non gli di niente, non gli di niente a papà, ci sta a lavorare meglio, così per adesso non lo sa, no? Che c'entra? Che c'entra l'ufficio di collocamento, mo'? Che cazzo c'entra? Cioè, sono nato all'ufficio di collocamento, c'è stava una fila di migliaia di viottari col giornale sotto al braccio, fumavano come turchi e puzzavano come marocchini. Non c'è posto andare al collocamento. La maglia devo ridare i soldi a quelli erbaretto, quelli sono cattivi. No, ma lascialo perdere a Don Andrea. Lascialo, ma lasciami perdere pure a me, mi hanno fregato, hai capito? A me una che mi è capitata sotto. Guadagno 1,5 milioni al mese, pago 600.000 lire d'affitto, quindi praticamente sto con le pezze al culo. Vorrei soltanto dire una cosa, non concepisco i calciatori, i politici, che fanno 3 miliardi a stagione, cose che io devo vivere 30 vite per prenderle. Bisogna lasciarli perdere, la televisione va spenta, lo stadio va disertato, perché io devo stare con 1,5 milioni al mese che non posso neanche andare un'altra fuori a mangiare questo intanto? Questo è un delinquentello di quartiere, questo è un paio d'ore e poi capisci. Collega, io ho i miei ordini. Sai com'è? È arrivata la televisione, dato che il governo ha preso provvedimenti contro la criminalità. Torna seda. Allora andiamo bene, va. Questi sai così sono, sono quelli dei nuclei speciali, sono. Ma vedi questa, ma chi è? Oh, t'ho detto chi è quella, me lo rispondi? Non lo so, non lo so. Cosa? Sta davanti, si fa affari sua tutto il giorno e non lo sa. È una con una coda, magamagò qua, al primo piano, no? Miriam. Mazza, questa è un saluto, Miriam. Mi so a togliere la camicia perché c'ho caldo! Mi scusi, Mi scusi. Te quelli là da fuori ci siete andati in fissa con questa violenza carnale.
Ma che me frega a me, che me frega? Manco si eri Lurella Coccarini, va bene? Vai, eccolo, zitto. Vai, vai, vai. Giudice, procuratore, per favore, una piccola dichiarazione. No, scusate, per favore, non è il momento, scusate, per favore. Scusate, siate gentili. Salve, sono il sostituto procuratore Isernia. Buongiorno. Mi stavo al circolo, ancora ai capelli bagnati. Mi ha chiamato il consigliere Gnaldi dall'accertario. Lo so, non c'è nessuno. Ma le hanno un po' spiegato come la situazione qua? Beh sì, vagamente, mentre venivo in macchina, ma non ho ancora... Senti, c'è un giovane, Scalise. Senta, c'è una sirena. Eh? Si è sentita una sirena. Qua è pieno di sirene. Questa cosa fa troppo casino. Va della vanna. No, senta, io dovrei andare al bagno. Che devi fa? Qui al gabinetto. A fa che, oh? A sciacquarmi la faccia. E sciacquatela! Anzi, ma sciacqui, va. Ci vuole la propria fiore. Vai, va. T'ho detto a te, vai! No, io dove... Ma parla più forte che te capisco! Senta, se lei può uscire un attimo, io faccio... Posso uscire un attimo? Così te apri la finestra e vai altre qui. No, no, guardi, lascio la porta socchiusa. No, socchiusa, la lasci proprio aperta. Questo è l'assedio, tipo Rambo. Non fa come te pare, fa. Se pensa che la guardo, se pensa. Ma che te pensi, che te guardo? Scalise? Scalise? Sono il sostituto procuratore Isernia. Sono stato incaricato di esperire... tutti gli adempimenti atti a favorire la soluzione del caso. Scalise, mi sente? Gli ho già detto tutto quanto al commissario! Vai alla macchina! No, soldi. Scalise, senta! Dottore, mi scusi, bisogna distrarlo. Sì, perché questi hanno sempre bisogno di fare qualche cosa. Fanno sempre così, passa il tempo, piano piano si ammorbidiscono e poi capiscono che non hanno più via d'uscita. Senta, mi scusi un attimo, dottore, scusi. Senta, dovrei parlare... No, per favore. Dunque, voi andate in onda con TG di 1:30. Sì. Allora mi dovreste fare un favore, alla fine del servizio... Ma che cazzo stanno a fare questi? Oh, mi dovete sbrigare, va bene? Sbrigatevi! Sbrigatevi! Perché io non lo so, perché faccio, non lo so! Boh. Porca la troia della troia, per quella soccorso! Si è fermato pure questo. Non mettermi i crocs! Accendi il televisore! Accendi il televisore! Subito! Alza il volume! Alza! Ma che fa? Proviamo con un altro sistema, va? Scalise? Scalise, vogliamo vedere la ragazza. Anzi, la serrande, noi la guardiamo e poi la riabbassa. No! È un attimo, non succede niente. E poi non è per noi, è per la televisione. Se guardi sulla Rai... Perché hai messo i microfoni? Che scelone fa? Qui cambia! Cambia sto coso! La mia parola d'onore, non abbiamo messo nessun microfono. Sì, a parola d'onore, parola d'onore vostra con me! Oh, sono lui che ci sta a provare, capito? Guardi, venga a vedere, guardi, fanno vedere qua fuori, la polizia... Il popolare quartiere di Centocelle si è asserragliato nella casa di Esther Cipriani, una ragazza handicappata che ha probabilmente violentato... Stai guardando la televisione, stai sul TG1! Fate i cazzi tu, va bene? È una bestia scatenata, lo dovrebbero ammazzare, lo dovrebbero ammazzarli tutti, capito? Che cazzuzza. Signora, mi scusi. Così la mamma della ragazza è presa in ostaggio. E c'è comunque la possibilità, forse, che tra pochi minuti saremo in grado di... Facciamo, signore, c'è il commissario. La ragazza sequestrata. Ed ecco la foto dello Scalise. Ah, sono io. Siamo stati autorizzati a mostrarla
per lanciare un appello. La fidanzata dello Scalise è pregata di mettersi in contatto con l'autorità inquirente. Cazzo c'è, mi devi dire che cazzo c'è? Ah, non mi sa, devi lasciare prendere a sole, va bene? Lascialo prendere! Ha visto? Scalise, il giudice ha parlato con la procura. Noi possiamo anche fare qualche cosa, solamente che tu prima ci devi far vedere la ragazza. E come famo, eh? Ascolta a me, tu conta fino a 10. Poi apri la serranda e poi la richiudi. Hai capito? Va bene! Anticipato dal... Aspetta! È arrivato ieri sera... No, qua, che questo sta andando a mettere qualche cosa. A che mi stai a conto? Vai! Uno, due, tre, davanti alla porta finestra. Cinque, di fronte c'è una sei, sette, otto, nove, della mia. Scalise, per la televisione, va la televisione. Oh, che state facendo? No, non fai volvi, non fai volvi! Arrivali a Svezia, cannuno! A rispondere per andare a migliotti! Abbassa sto coso! Abbassa! Aggrappa! Ma non parlavo più, hai capito? Non parlavo! E lei piano! Ma chi gliel'ha detto? Io i miei ordini. I suoi ordini? E chi gliel'ha dati? Scusi, il giudice, è stato lei che l'ha autorizzato a intervenire con i lacrimogeni? No, veramente col dottore avevamo parlato dell'eventualità di... Ecco, no! E allora, scusa, faccia una cosa. Dirica lei e comandi lei. Senti, io chiamo il mio comando. Ma chiama chi ti pare, basta che non rompi i coglioni. Dottore, sono arrivate le cartelline di Scalise e di Isabelle. Se parlano, se parlano, infamizzuzzi. Il caffè. Scalise, il giudice Isernia. Vaffanculo! Mi sente, Scalise? C'è stato un errore, io non ho dato. Tirate il gas e te li portaci voi! Allora rispondete da soli, via qua, te devo dire, via qua! Che cos'era? Che cos'era quel fumo? Che devi fare? Dove vai? Che devi fare? Chiedo che cos'era, cosa vogliono fare? Chiedi, bravo, tanto non ti dice niente, ti dice. Niente, Esther. Hai visto? Levati da qua. Ma io non voglio sapere, io non c'entro niente, non c'entro. Se mo ve faccio vedere, io ve faccio vedere. Stai tranquilla, Esther, ci siamo noi. Questo è coso, è il gas nervino, è quello che te lo tiro dentro. Ti addorme così e entrano dentro e ti triturano. Che non lo sai. Se credi me lo sto a fare per bellezza il caffè, eh? Ma devo dire sveglio, ma dove? Ma che è il caffè? Sì, il caffè è freddo. Ma essa è stupida, dopo di farci prima, no? Bevi, che dista sveglia, bevi. Senta, l'hanno ridetto Nelson Mario. Ma che hanno detto? Di lei, di questa cosa, della polizia. Sai che soddisfazione. E allora forse c'è una soluzione. Ma la soluzione di che? Quante se fila nessuna, la soluzione. Senta, lei deve chiamare Salvatori. Bevi, che devi sta sveglia, bevi. Senta. E bevi, che devi sta sveglia. Lei deve chiamare Salvatori, fa una trasmissione. Sì, chiamamole pure un attimo che così so pochi, no? Anzi, famo direttamente no, in parti, così se ne parla più. Voglio vedere se fanno un ico a Sonia questi. Ma che cosa vuoi fare? Io con questo ci voglio parlare a quattro occhi, sai? Senti, io non posso permettere... Oh! Fugaretti. Non duano questi messi. Senta, lei deve far sapere come sono andate le cose, no? Che non ha sparato lei, sì. Che qui... Oh, lei! Senta, lei non l'ha mai visto, ma Salvatori dice sempre che lui vuole fare giustizia. A cosa? Si fanno giustizia qua? Io non esco per 30 anni, non esco. Scalise! Oh, che fai? Guarda, sto arrivando. Che devi fa? Scalise, guarda, ti voglio solo parlare, eh. Tu qua non ci vai a venire. Guarda bene, sono disarmato. Non ci va a venire nessuna qua. Vai fuori! Stilla! Scalì, io non voglio fare l'eroe. Voglio solo parlare con te. Guarda che io ho letto la scheda, quella tua e quella di Sabelli. Guarda che gli sparo, eh! Vada a lei, capito? Stai calmo, aspetta, stai calmo, però, eh. Te ne devi andare, te ne devi! Io ti voglio solo parlare. Guarda che l'ammazzo, via, non me ne frega un cazzo! Per favore! Vabbè, privato, stai calmo. Via, per favore! Vattene! Fregate! Mm-hmm.
continui da qui, non esci vivo, non esco viva nemmeno io. Devi chiamare quelli, devi chiamare Salvatore. State zitta, che te strilli, sta sempre a strillare. Che gli frega a quelli da televisione di me, di te? È pieno di stupri, di omicidi, di assassini tutti i giorni. No. No che? Gliene frega perché qui dentro ci sono io. C'è la storpia sequestrata e violentata. Ma te tutte queste cose chi te ha dette? Nessuno. Guardo la televisione io. Lo so, lo so. Solo che uno che si è fatto un anno per lesioni a un tizio che aveva dato fastidio alla sorella non mi convince sulla questione della violenza carnale, capisce, giudice? Grazie. Poi quell'altro, Sabelli. Capisà! Ho cambiato idea, non voglio più la macchina! Marendo! No, andiamo, Oh, hai capito che ti ho detto, Marendo! Allora, guarda! Se, a, tu aspetta! 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 Marendo, però prima voglio parlare con quello che fa... come si chiama? Massimo Salvatori. Salvatori, che fa la trasmissione, come si chiama? Dove nasce la notizia? Mi serve, ce ne devo parlare. Salvatori. Dove lo trovo io, Salvatore? Brava. Scalise, ci stiamo attivando, eh? Andiamo a rintracciarlo e vediamo se è disponibile. Secondo me sto Salvatore non si presenta. No, vedrà che viene, viene. Sono tutti tu questi libri? Sì. Ha letti tutti? Quasi. E che c'è sta scritto? Niente, stupidaggini. Ah, te chiami Este? Este, va a spegnere il caffè, mettici lo zucchero. Destino è il grande schermo. Farà come Cher. Denuncerò la metà degli anni e mi farò capire il mare. Dovrebbe capitarmi solo una grande... Ma pensa che stronzo. Ma perché nella vita non succede quello che... Quasi ogni TG, ogni giorno ci porta dentro casa queste immagini. Il terremoto di Los Angeles può essere sostituito dal ragazzo che uccide i genitori a Verona, oppure dagli skin che violano un cimitero ebraico a Colonia, non molto di più. Ma cosa significano queste immagini per noi? Che il male sta vincendo? Che la violenza è ineliminabile e noi non possiamo farci nulla? Ecco, ringraziamo Massimo Salvatori per l'immagine e il commento. Ed ora una piccola nota conclusiva. Come forse già sapete, perché ho già avuto modo di raccontare questo episodio, un anno fa in Jugoslavia mi è capitata una cosa che per me è stata decisiva. Vicino a Sarajevo ho fatto quello che facevano tutti. Con il fondo spese ho pagato un miliziano perché sparasse verso una specie di capanna in mezzo a un prato e ho fatto mettere la telecamera sul calcio del mitra. Perché quando la ripresa viene mossa fa più colpo. Tutte le televisioni fanno così. Solo che quella volta nella capanna c'era qualcuno. Qualcuno che voleva continuare a vivere. Qualcuno che ha risposto al fuoco. E il mio cameraman, Paolo Conforti, è stato colpito qui. È finito con la testa in mezzo al rovo. Aveva un cerchietto rosso in mezzo alla fronte e un'espressione stupita, come se dicesse... Ma allora era vera. Era vera quella pallottola che si vedeva arrivare dentro l'obiettivo. Esisteva. Vi assicuro che non è stato facile parlare con la moglie di Paolo quando sono tornato in Italia. Poi ci sono stati gli speciali, i dossier, gli approfondimenti. Ma io una cosa l'ho capita. Se è vero che la TV può creare la realtà, è anche vero che può cercare di crearla buona.
può suggerire l'idea che il male, quello stesso male che la TV ci rappresenta, vicino e inarrestabile, può essere sconfitto da noi, dalle nostre azioni. Studio per Rosa, che fa 35 anni di matrimonio, Rosa di prima porta. Mando un bacione affettuoso a mamma Adele, a mamma Fedora, mamma Fernanda e a Maria con Clemente. Perché io purtroppo non sono potuta venire giù oggi, perché non so se hai sentito, io 6 mesi fa sono caduta e mi sono rotta la spalla. Pomeriggio ho il fisioterapista che mi viene a casa, perché vedi che questo qui non è che mi viene presto, tante volte viene alle 4 e allora mi costringe il pomeriggio che non mi posso muovere, capito? Pure, pezzettino di pizza. Grazie. Ma il caffè l'hanno preso? Lo stanno preparando, poi lo porto. Non vedi questo? Saluti a Magna Savitz. Bucarelli, megafono. Eccolo, dottore, eccolo. Calise, hai visto che abbiamo mantenuto la parola? Salvatore è arrivato, ripeto. Salvatore è arrivato, stai calmo. Oh, vengono dentro solo loro! E tu levi quelli con i fucili! Questo è il commissario che dirige l'operazione. Piacere, piacere. Salve. Ecco. Vieni dietro con la serata. Via qua, va. Via a vedere se è lui. Sì, è Salvatore. Calise, lo vedi? C'è anche il cameraman, quello della telecamera. Ma come sta? Stai allora, calmo. Arriva Salvatori, entra. Ora entra. Quell'altro è il cameraman, no, no. Si ferma a mezzo al giardinetto. Quando lo chiamo io, entra pure lui. Ma come sta? Non famo scherzi, Può andare, dottor, prego. Grazie. Calise, arrivano! Fermati! Va bene, Levan! Va bene, sottaggia! Andiamo avanti! Gira. Fermo! A camera me! Metti giù la telecamera! O apro! Voi entrate, una alla volta, piano! Avanti! Ergino il tavolo, ergino il tavolo qua! Ergino il tavolo! Ti spalla a me, qua! Ti spalla a me! Vieni avanti la camera, me! Andiamo! Forza, forza, roba! Andiamo, forza, tutto qua! Briga dentro! Alzati! Fermo! Forza, lunga, lunga! E vai al muro! E vai al muro! Al muro, al muro! Poi, non ve muovete! State buoni, state! Tutto a posto! Possiamo girarci? Sì, fate piano però, Piano! Piano! Scusate, non devo fare così, devo. No, non si preoccupi. Comunque io sono Claudio Scalise. Scalise, Claudio, piacere. Se hai la mano sudata mi dispiace. Ho riconosciuto lei comunque. Quella è Esther. Buongiorno, Esther. Pronto, Esther! No, non si preoccupi, lasci, lasci. Senta, può riprendere il materiale? Sì, via. Fagliamo! Piano. Facciamo come ci siamo detti al telefono. Sì, fammo come dice lei. Sì, ma tu stai tranquillo, non... Sì, sto buono. Senti, si può accendere la luce? Perché? No, perché è tutto scuro, non viene niente. Vabbè, accendiamo la luce. Tocca fare per campare. Senti, io dovrei scambiare due parole con... Sì, ecco, gli dica qualche cosa a lei, ma che sta un po' storta. Ah, ragazzi. Senti, Esther, devi stare tranquilla. Sì. Mi pare piccola sta telecamera. No, è giusta così, Ma è stata tua l'idea di farci chiamare? Verrebbe uguale. Sì, sì, come non vi è bene. Vedi, cioè, qualche volta hai visto la mia trasmissione? Sì, c'è stata una presa.
Stai un po' più tranquilla adesso che noi siamo qui. Sì. No, cosa che è piccolo. E senti, lui non ti ha... No, io non gli ho fatto niente, si è macchiata per cortesia, per cortesia. Allora? È vero, mi sono macchiata con il pomì. Bene. Senta, mo lei praticamente mi deve fare le domande praticamente di come... No, non ci siamo capiti. Io sono un giornalista e non il suo ufficio stampa. Non ti incazzavo, perché capito? Perché se ti incazzi tu mi incazzo pure io, va bene? Ma io non mi incazzo, era soltanto per chiarire questa cosa. Vabbè, mo se siamo chiariti. Adesso? Allora, guarda Romano, io vorrei in campo questa porta finestra. Senta, per cortesia, lei si può mettere vicino alla porta finestra? Qui? Sì, grazie. E Esther gliela mettiamo davanti, dai. Tu mi scusi, ma guardi che Esther non entra in quadratura. Allora, guarda, ecco, prendi i due cuscini del divano e mettili sotto così stiamo a posto. Ma se vedono i cuscini. Senti Romano, per cortesia, non facciamo le solite discussioni, non stiamo facendo Bergman qui, eh? Va bene, Otto. No, lasci stare i cuscini. Tu che devo fare? Guarda che dopo te li rimetto a posto. No, io non voglio che mi riprendete. Ma se siete che l'ha voluto a questi? Oh, dai, no, dai, che poi te rivedi pure in televisione, Stefano. E io non mi ci voglio rivedere in televisione, che devo essere anche ostaggio loro adesso. Oh, senti, no, aspetti, ci parlo io. Allora perché mi hai fatto venire? Perché? Perché non c'è l'altra via d'uscita. Ma io non voglio... Esther, tu sei una ragazza intelligente. Certamente avrei capito che quello ti vuole di là solo per controllarci tutti, anche mentre fa l'intervista. Anche tu vuoi... No, io voglio soltanto che se ne va. Voglio essere lasciata in che pace vuoi? Per senti, conto... Quando stavo a controllare la macchina. Lo so. Ma insomma, ma lei chi è? Chi la conosce? Ora perché l'ho vista in televisione pensa che la debba trattare come una specie d'amico, un parente? Tu che... Che fa, Otto? La fa uguale, bravo. Sì, sì, la facciamo. Metto la finestra. Sì, bravo, dove l'avevo detto? Vicino alla porta finestra. Romano? No, scusi. No, si rimetta tutti indietro, più ordinati che può. E perché? E perché sennò così sembra, insomma, più delinquente. E noi non siamo qui per raccontare la storia di un delinquente, no? No, niente, dottore, è una stronzata, è una stupidaggine. Dottore, scusi, è che... Che io sono proprio un delinquente, capito? Ma mi è venuto... Vabbè, basta, c'è ragione, andiamo, va, dai. Dai, bravo, su, forza. Scusi, dottore, se potrebbe mettere poco più basso? Sì, Via sedia, metta a sedere. Sì, grazie. Ecco, bravo, siete. Dai, Romano, su. Pronto? Parti con l'intervista. Partito, intervista Claudio Scalise. No, però un attimo solo, devo vedere che sa fa questa, un attimo. Scusi, Oh, che sa fa? Divinitellatevi. No, non ci voglio venire. Abbiamo fatto. Io te devo vedere, ha detto pure lui prima, no? Io non voglio che... Dottore, vogliamo fare intanto i piani d'ascolto, che questi sono mezzi. Dai, facciamo i piani d'ascolto in testa, dai. Partito, piani d'ascolto, Salvatore. Che stai qua con me, e se non esco io, non esci manco te. Fammi il favore, non mi basta col sessore. Dai, oh, basta, no. Ma servono a te, io ti... Ma non mi serve a me, perché a te te servo, c'è solo io una merda. No, per favore. Stop. Ma basta, andiamo, vieni là, va. Quelli non c'hanno tempo da me. Quando rientra la ragazza, io faccio un primo piano. Non ho capito. Scusa, è incredibile. Oh, stanno a fare lavoro loro, stanno a fare. Mo' tutta da una carmata oppure da una scherica di sgarazzoni che... No, aspetti, finché io sto qua, lei non tocca nessuno. Oh, non tocchi nessuno. Capito, ti metto fuori campo. Va bene lì? Sì, la metta lì, quella all'angoletto, sono già abituata. Facciamo questa intervista. Dai, io... Sei pronto tu, Romano? Partito, intervista Claudio Scalise. Claudio, puoi raccontarci cosa è successo stamattina in Viale dei Mirti? Sì, praticamente io ero uscito da casa che erano le 8:15 e mi sono... No. Che c'è, che ho fatto? No, niente, l'errore è mio. Quando io le ho fatto la domanda, lei conta fino a 2 e poi risponde. Vabbè, basta saperlo, fino a 2.
Sei pronto? Partito. Intervista Claudio Scalise. Claudio, potresti raccontarci cos'è successo stamattina in Viale dei Mirti? Tutto. Tutto è successo. Sono 42 minuti che stanno là dentro. Ma che aspettate? Si può sapere? Signora, scusate, Lucarelli, la signora, avevo detto che non doveva stare... Presi in ostaggio pure loro? Ma fate qualche cosa, no? Signora, noi non possiamo... Senta, signora, se vuole, venga con me. Va. Oh, stanno uscendo, state fuori, Commissario, dottore, scusi? Sì. Venga, scusi. Prima esce il cameraman! Ciao, Roma. Sono Scalì. Adesso esco io! Arrivederci, Esther. Dottore, e te non mi hai detto si torni? Non posso risponderti così su due piedi, non dipende soltanto da me. Levati. Che cazzo succede? Deve essere uno pronto ad intervenire. Te me devi, se torno o no, mo devi dimmelo, devi. Dottor Salvatori! Ma non lo capisci che fa pure il prezioso? Lui ha già deciso, non la butta, è la storia, la storpia delle mani. Ho detto che ti devi levato, sì! Lasciami! Io non mi faccio prendere il culo da uno come te, hai capito? Me devi dire se torno o no, me lo devi dire! Senti, Claudio. Ma me ne frega il cazzo! Mi serve a me sta diretta, mi serve, ci devi mettere tutto quanto! A borgata, mia madre che piagna, quelli che fanno le pinne, tutto! Claudio, non dipende soltanto da me! Secondo te quanto mi danno a me senza diretta? Ma non lo so! 15-20 anni mi danno! Cada diretta due o tre! Hai capito che mi serve a me sta diretta? E te serve pure a te! Te devi far vedere la gente con cortelli in queste che saranno in diretta, gli piace a gente! Ma Claudio, ho ragione! Se io ti dico di sì, tu adesso mi fai uscire. Se non ti danno la diretta, che succede? Che tu ammazzi Esther veramente? T'ammazzino solo, dai fuoco a tutto! Senti il posto. Te c'hai il coso, no? C'hai il segreto professionale. No? Sì, ma questo che c'entra? Vedi questa. E scarica! E io l'ho detto solo a te, E guarda che se io lo dici a quelli là di fuori, da trasmissione tu non gliene frega più un cazzo a nessuno! Scalise, ti avverto, mancano 12 secondi! Va bene. Fammi uscire. Mo esce! Andiamo tu, andiamo. Procuratore, andiamo, stiamo uscendo. Commissario, commissario, venga. Allora, che cosa è successo? No, niente, si arrende stasera in diretta, tutto a posto. Andiamo! Ma non l'ha violentata, vero? No, mi dispiace, di questo non abbiamo parlato. Romano! Cosa l'ha detto? No, adesso non c'è. Fermatevi questi, per favore, su! Andiamo! Ora, via, ciao! Oh. Ho convinto. Arriviene. Oh, se vuoi puoi venire là, eh. Senti, chiama il montaggio, di che stiamo lì verso le 6:30. Perché non risponde? Che mo merita di lei? Ma rispondi o no? No, che quelli vanno a sapere come me voglio muovere. E se è per me? Ma che te frega? Chi te deve telefonare?
Nessuno. Tanta assoluta. No, per favore. Pronto? No, sono amico. È per te, è uno con una voce da prete. Ti chiedimo. Per me. Vabbè, dai, tia, me voglio rovinare. Andiamo, dai. Pronto? Stefano, ma dove... Ah, sì, la gita a casa Mari. Me l'ha detto tua madre, che mi ero scordata. No, no, niente. Che qui è successa una cosa che... Niente, non è successo niente. Stefano, lo sai, non io famo sapere. Perché se no si preoccupa, va bene? Dai, io... Pronto? No, era... Sì, sì, sono contenta che mi hai telefonato. Anche perché pensavo che tu... Ma... No, era... Sì. L'altro giorno, quando ti ho chiesto se... E che hai... Oh, ben non parli più. Sì, ho capito. No, non c'è bisogno che ti giustifichi, veramente. Lo so, ci credo. No, ma che c'entra l'operazione? No, ma che cambia? Scusa, io sono io e tu adesso mi stai... Ma quale normalità, quale? Io non sono normale, capito? Non voglio nemmeno far finta di essere. Ma fammi parlare, fammi... Ma... Io le piedi per i disabili non le vado a fare, capito? Non basta, fare, basta! Molla, no. Molla se la cosetta, levi! No. Se ci hai rotto i coglioni, stanno bene! Oh, e guarda che ce l'ho mannato, Vedi, proprio questa mi doveva capitare. Il mondo è pieno di ostaci, sono tutti ostaci, al mondo io il peggio come devo capire. E... Vaffanculo. Ragazzi, non fatevi prendere in giro da certi programmi della TV. Ce ne sono di certi che vorrebbero presi, censurati, perché sono stupidi. Uno di questi è Non è la RAI. Non so cosa serva, anzi sì, lo so che cosa serve, ma non lo voglio dire. Guardate, l'unica ragazza che mi è simpatica è Ambra. Proprio Ambra. Ah no, sì, la fantasia tropicale, ma che stai dicendo? No, un ghiacciolo. Sì, un ghiacciolo ce l'ha offerto il giudice a tutti quanti. Mi sa che tanto qui, prima delle 10, le vogliono fare la diretta televisiva, quindi. Partoriscono a cavallo delle tombe, del giorno, adesso. Notte. Ma che senti questo? Every time I look in the mirror. Ah, è vero che l'hanno dato su tutte e tre le reti, ne hanno detto. Passamelo, va. Primo scalzoncello, come stai? Allora? Andati in bagno. Con i braccioli. E il mare? Oh, questi mangiano un'altra volta. Ma c'è sta per farsi il panino? Ma che sta a fare sta sciocca? Guarda che sto a venire da là, Poi mi fai scene, strilli e... Oh, apro! Apro! Oh! La ragazza sta urlando. De nuovo, la ragazza urla. Che vola sta... Aia, cazzo di puttana! Vola sta cosa! Vola sta merda, cazzo! Permesso. Ferma, porca! Cazzo, ferma! Sì. Capite, che succede? No! Strilla! No! Che fa, Ester? Andiamo!
fatto qualcosa alla ragazza, ma tutta a monte. Ti faccio sapere se ti dici al cielo. Andiamo. Sto bene, sto bene. Sei sicura? È tutto a posto? Sì, mi sono fatta male da sola. Agamizza, salvo grandi, salvo grandi, salvo. Scalì, va tutto bene, va tutto bene, ok. Se chiede qualche altra cosa, ci va bene. Per favore, niente. A fine di rompere i coglioni pure questo. Ma che fai? Te tagli i polsi, te tagli. Se tagli ai polsi. No, perché va fatto? Perché non t'ho fatto? Perché là fuori ci stanno 200 persone che se te muori a me mi ciascicano. Perché a me mi ammazzano loro, mi ammazzano. Si vede che per te la vita è importante. Oh, la fresca buffa. Importante. Cazzo, c'ho solo questa, è importante. Te lo dico io, te sei lessata il cervello a forza di guardare la televisione, questo è. Sì, cosa dovrei fare, eh? Ma che ne so, esci, fatte in giro, fatte. Sì, così poi incontro Miriam che mi mette la mano sulla spalla e dice poverina. O la giornalaia, bisogna trattarle come persone normali. E pensano che sei buona, triste e buona. E non lo sanno loro che tu le odi, le persone normali. Non lo sanno che se a uno gli tagli una gamba, per qualche mese sogna che gli ricresce. Ma dopo, quando ha capito, inizia a sognare che tutti, che tutto il mondo diventa zoppo. Ma che è il film di paura? No, è così, allora è meglio la televisione, no? Almeno è tutto finto, tutto. I morti, i feriti, tutto un insieme di puntini luminosi. E questi puntini stanno lì, non fanno né bene né male, perché... No, ma questa è la cosa dei puntini luminosi, ma devi spiegare che sono sti puntini luminosi. Ci stanno i puntini luminosi, hai capito che figata? Allora uno quello che fa, nulla fa, nulla ha fatto. Perché sono tutti i puntini luminosi dello sceneggiato con Michele Placido. Ma che cazzo ne sai del mondo? La televisione. A televisione, te metti là, ma già a mezzogiorno e mezza quello che ti ha fatto tu, madre, te passa nel Bosnia con gli occhi strappati e insomma tutto sbudellato e la musichetta, pa. C'ho bisogno di te. Ma so io che c'ho bisogno di te, mi padre che sta tutto il giorno zitto e incassato e gli assicura rovina quelle due polpette gli ha fatto mia madre. Te sai una favola, incredibile, sai? Incredibile. Con tua madre, il televisore, i puntini. Tu esisti, te stanno a sentire, te fanno pure il parcheggio per l'handicappati a te, te fanno. Ma che dicono? Puntini, zombie, televisione. Tu e mia madre, Miriam, dove volete andare? Voi vanno legato tutti quanti a una sedia a rotelle con le ruote sgonfie, non vi fanno andare da nessuna parte, voi vanno chiuso dentro. A chi hanno chiuso dentro? Tanto so, è tutto per quello che ti ha telefonato che la voce da frocio, ti ha chiannata, allora mo te rodi. Ah, vedi. Altre zoppie, puntini e cose che scrivi qua e donne partoriscono sulle trombe. Te sai una favola, sai. Te volevi vendicare quello, ecco qual è il fatto, te volevi vendicare quello. Così ci sta pure la televisione, quello si sente una merda per tutta la vita e magari si ammazza pure lui, col gas. Anzi no, fammo un piccato, così schiatta peggio, No, tu non puoi capire. No, certo, sono stupido, so. Stefano non è il mio fidanzato. No, allora chi è? È un ragazzo che fa il volontariato in parrocchia per gli handicappati. Cioè, ma vuoi dire che... Ma vuoi dire che te... Cioè, non avete... No, te l'ho detto, non stiamo neanche insieme. E tu marmi tutto sto casino per uno che manco te se fila! Oh! Oh! Ah, sì. Comunque sto Stefano è un coglione. Ci avrai pure la carrozzella, però c'hai certi capelli. Ti sei fatti al parrucchiere? No, io non ci vado al parrucchiere. Boh. Sarà che Sonia sta tutti i giorni da quei mandrappate del beauty center a farsi. La vuoi vedere? La faccio vedere.
qua stiamo a Torvaglianica, no? Che c'è sta un amico mio che c'ha una casetta. Sono tutti villini a schiera, sono carini, lo sai, gli ho fatto le tassogne, lo sai, mi ha detto. È bello, lo sai perché? Perché è signorile, è molto signorile. Infatti a me un giorno mi piacerebbe. Vabbè. Eh? Sì, è carina. È molto. Molto. Molto buona. Proprio buona, Sonia. A me mo mi tocca. Sì, vabbè, è buona, però fino a un certo punto, perché poi ti subentra un fatto de routine. Vabbè, te sei una donna, per cui... Oh, io la vado a prendere all'avvocato, no? Che lei lavora da sta avvocata a via Crescenzio, che mi ci ha portato lei per un problema di targhe. Allora, vado a prendere di sotto, con stereo acceso, c'è sta il casino, il traffico, le macchine, pepe, bupe... Insomma, sto là. E mi filo il portiere. Che mi sta a guardare, perché gli sto sul cazzo, perché il cornuto dalla corfa mi metto sul marciapiede e gli occludo il passaggio a quelle chiasce che abitano al palazzo suo. Insomma, sto là. Mi guardo il portiere e penso. Sto aspettando che esce Sonia. Beh, ma chi è Sonia? Ma chi la conosce a Sonia? Cioè io la conosco, è chiaro, è mia ragazza, però mi viene da farsi pensieri. Lo sa per fatto del portiere che gli sto sul cazzo. Famosa una sigaretta, va. Te a voi. No, è che a me mi viene rabbia certe volte. Manco io so perché mi via. È che la gente non si regola. Te vai in giro e la gente ti guarda. Ma che c'ho che mi sta a guardare? Che c'ho? Che vuoi? Che vuoi? Mi sta a guardare e mi sta a comunicare tutto l'odio. Ah, ti chiedi, te guardo pure io, te guardo. Te lo comunico pure io l'odio. Ma poi te faccio un culo così, te faccio. Che c'è? Sto schizzando? No, un pochetto. Chi ha la fine di mio padre, non la voglio fa. Ma voglio divertire una vita mia. Mi servono i soldi, me li pio. Te, guarda un po' di televisione, va. Che io devo andare al bagno. Con tutto sto casino, me l'ho pure scordato. Te fa brava, eh. Guarda la televisione. Io sto al bagno, non mi guardà, mi raccomando. L'iniziativa di Berlusconi che fa Savia Rota, eh? Rappresenta. Ecco, ragazzi, se sei ancora sulla cassa e devi ancora andare a cambiare il segno, come fai in banca? Una cosa, chiama Maurizio. E dice che tanto quando esce con lui. Quando? Gli do i soldi della benzina poi. Ah. Le cose vado a aprire io. Vabbè, allora che lui ti va andare da papà via guardo. Perché io ho chiesto se passo una cazzola, che se si è fatto il cambio al segno, dico che quello porta cazzola, mi vediamo nella sessione. Vabbè. Ma se ne siamo più tardi, va. E le cose di pollo, allora aspetta a mettere. Una iniziale fase pacifica, con la cattività si passa al notevole scatenamento degli impulsi che dalla lotta passano alla eliminazione fisica dell'avversario. Non vedi sti sorci come si ammazzano tra di loro, guarda. Guarda quello, guarda, che sta a mangiare tutta la cosa se sta a mangiare. Poi dice che gli ha ammazzati. A tutti i comparti industriali, le miniere, la chimica, l'alluminio, la carta. Ancora, l'edificio. Ancora, a mezza strada, andatevene a casa, Raus, via con sti show. Stanno sempre, c'è sta pure il traffico, c'è sta... Si mettono a fare casino in mezzo alla strada. Oh, brava. Ma c'è sta per fare questo panino? Sì, in cucina, su, nell'armadietto con... Però magari è meglio che ti disinfetti prima. Eh? La lametta, il braccio. Ah, non è niente, già si è fatta la crosta.
Te lo vuoi? No, grazie. No, T'è andata male col sequestro, col suicidio. Dice, mo provamoci col digiuno, non si sa mai. No, veramente non mi va. Vabbè, io lo faccio uguale. Se poi non lo vuoi, me lo mangio io. Ferma, ferma. Si può ingrandire questa qui? Sì, però si spappola tutto. No, no, ma è per me. Devo vedere una cosa. Va bene. Allora? Oh, brava. Che almeno si tiriamo un pochetto su, no? Aspetta, mi sono scordato l'acqua. Nel frigo c'è anche la Coca-Cola. Vediamo un po'. Che roba. Ma che è mediterranista casa? Vuoi che qualche volta ridi pure te? No, è che mi ha fatto ridere la cosa del Mediterraneo. C'è sta meglio di averli un po' indietro, eh? Me lo dice sempre anche mia madre. E te invece tosta, capelli avanti e te lo ammazzà. Ferma. Ferma. Eccolo! Gappa la mosca! Gappa la mosca! Che è, oh? Mi dava fastidio, no? Ma che stai a dire prima? Al telefono. Nell'operazione. Devo fare un'azione. Sì, in Svizzera. Però non è sicuro che. Che ha? Dove lo bevi, dovevo? Mortacci su una 5 piotte di candele sporche. Buonasera, abbiamo qui in esclusiva per Radio CP Sound la signorina, la bellissima signorina Sonia, la fidanzata del ragazzo Claudio Scalise, barricato in casa. Sicuramente la signorina Sonia, la bellissima signorina Sonia, avrà qualcosa da dire al suo fidanzato. No, no, io lo conosco perché è un cliente dello studio Mangili, cioè dove lavoro io. Io credo che lo difenderà l'avvocato. Senti, finisco questa cosa in televisione, mi raggiungo. Ah, senti, scusa. Hai portato anche quel... come si chiama? Quella che lancia il dado a Telemonte Carlo. Brava. Poi andiamo a Fregene. Vai Claudio, ammazzali tutti! Lucarelli! Grande Claudio! Lucarelli! 5 secondi. Nero. Sigla. C'è sta un casino qua fuori. C'è sta una marea di gente, c'è sta.
Se mai avessi detto che un giorno diventavo qualcuno. Guarda, guarda, vieni a vedere. Che? È qua fuori. Non vedi, è un potente. È venuto pure lui. Lui chi? Stefano, che schifo, si è messo davanti al monitor per guardarsi. Wow, wow. Guarda questa qua, guarda, guarda. T'avevo detto che è vecchia. Via la sigla, esterna 2. Il sequestro di Piazza dei Mirti ha già fatto scattare il meccanismo che porta immancabilmente a parlare di mostro e a chiedere l'introduzione della pena di morte. Quindi quello che vedrete stasera potrà indignarvi o anche commuovervi. Ma noi siamo qui per capire e farvi capire che dietro le serrande del piano terra di Piazza dei Mirti ci sono due esseri umani, due naufraghi sulla stessa zattera. Via dei Mirti, ore 11:30. Un piccolo delinquente tenta una rapina, un tabaccaio viene ferito e il giovane si rifugia in questo piano terra. Prende in ostaggio una ragazza handicappata e chiede una macchina e del denaro. Cos'è accaduto? No, stavo con un amico mio. Cioè, con uno. Oh, ecco. Avevo provato a fare una rapina al tabaccaio per star via Sforza. E poi? E poi è partito un colpo e siamo scappati. Siamo scappati e da fuori ci stavano certi poliziotti. Sì, ma è stato lei a sparare? No, già io l'ho detto, non sono stato io. Insomma, siamo usciti da fuori al tabaccaio che ci stavano certe guardie e non ho capito manco io chi erano, stavano là da fuori. Allora io ho detto, vabbè, damo, se mi sono dato a cuore e sono arrivato qua. Sono arrivato qua, a un certo punto hanno bussato i poliziotti, se ne sono andati. Poi a un certo punto è arrivata la madre di Ersi, si è messa a strillare perché si pensava che io avevo violentata a Ersi. Si è messa a strillare, poi è arrivata la marea dei PS qua fuori e io mi sono dovuto chiudere dentro, Insomma, tutto non c'è segreto, cioè io volevo soltanto... Lo so che non è una cosa bella, lo so, me ne rendo conto che non è una cosa bella, io voglio pagare sto debito con la legge. Però ci stanno certi al baretto che si nuglia dai soldi a quelli là. Basta, spegni sto coso, per favore, basta. Spegni sto coso. E avevo detto di non montarla quando metteva a piagne. E ora vediamo da dove viene questo ragazzo. San Basilio è ai confini est di Roma. Una borgata venuta su negli anni del dopoguerra. Sulla pianta urbanistica. Sei una borgata! A Via Rosso te sal secondo con un milione e 8 al metro quadro. Ma il quartiere. Ci stanno tutti i carabinieri impiegati. E questa è la casa di Claudio. Oggi pomeriggio abbiamo salito la rampa di scale che porta al primo piano. Ed il fratello di Claudio ci ha aperto la porta. Lasciami! Ci devo parlare! Mamma, lasciami! Ditelo a tutti che Claudio, quella ragazza non l'ha toccata! È sfortunata! Ma non l'ha toccata, io lo conosco! Non ha fatto quello che ha detto! Andatevene via, via! Non ha fatto niente! Esterna 4. Buonasera, signor Ministro, e grazie di essere intervenuto. Buonasera a lei, Salvatore. Signor Ministro, lei ha visto il nostro servizio? Sì, certo. E che cosa ne pensa, come ministro e come ex magistrato? Credo che si tratti di un caso emblematico. Da una parte una ragazza disabile e dall'altra un emarginato, probabilmente tossicodipendente. Te e tutti quelli dalla palazzina tua, emarginato. Che sono emarginato io? Sono stato dentro due volte. E beh, ci stanno andando dentro i ministri. Sono emarginati i nuovi ministri. Aspetta, che parla del processo. Giudici un trattamento equilibrato e clemente nei confronti di questo ragazzo che ha sbagliato? Mi consenta. Lei capisce che un uomo nella mia posizione non può, come dire, sostituirsi al magistrato competente e anticipare una sentenza. Posso comunque dire che se lo Scalone... Scalise. Lo Scalise, come ha promesso, libererà spontaneamente la ragazza e si consegnerà alle forze dell'ordine, sicuramente si valuterà il caso tenendo presenti le condizioni sociologiche e psicologiche dell'imputato. Questo è giusto, questo è giusto. Ha detto pure avvocato mio una volta che bisogna tenere presenti le ragioni... Signor Ministro, buonasera, grazie. Grazie a lei. Io rimarrò qui e seguirò la trasmissione. Bene, ringraziamo il signor Ministro per essere intervenuto e noi ci diamo appuntamento a dopo la pubblicità. Nero! Giulio, la scorta! E vai. No, mo' passa la pubblicità e finisce tutto. Oh.
Beh? Sei contenta che me te levi dalle palle? Sì, sì. Quando due persone eseguono lo stesso lavoro, il risultato può essere molto diverso. Tutto bricolato. Dai, io che poi magari una volta che sto là te scrivo. Eh? Te scrivo? Sì. A te poi mi rispondi? E dai, va. Ora vengo a Piazza e andiamo a mangiare due mazze ancora alla Torvaglianica. Così te faccio vedere pure i villini. Intanto 2 anni passano. Te però Esti, e te fatta la sua operazione. Che è un peccato. Calise! Si vincerà! Sì! Un 2i vi sembrerà tutto più facile! Calise! E scoprirai! No, ma non mi sa! Calise, il dottore e il cameraman partono adesso! Sono arrivati! Guarda l'altro! Puoi farti un giro a Indianapolis a 300 euro! Dottore, vuoi andare? Per il tuo PC! O comandare una pattuglia alata nello spazio! A sole 19.900 lire! Giocare di destrezza con il Claudio, siamo noi. Dottor! Sì. Software. Possiamo stare tranquilli, sì? Italiano. Sì, 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 ma su, si sbrighi, che abbiamo poco tempo. 1, 2, 3. Ciao. Oh, ti ha fatto male. Senta un po', dottor, ma stavo tranquilli con questi. Questi qua di fuori stanno tutti pronti con i fucili. Sì, puoi stare tranquillo. Pensa che mi hanno chiesto di rigirare tutto il loro appostamento. Romano? Dottore, 60 secondi. Vai, vai. Si potrebbe abbassare il televisore, sì, che dietro. Allora, Romano, cappello, primo piano su di me, poi vai su Esther. Io dove metto? Dove metto io? Sì, lì vicino a Esther. Lo metto qua, sì. Lo metto. Come va? Vado bene, vado. Capelli, tutti indietro, bene. Bravo. 10. Scusi un attimo, dottor. Che c'è? Sì, sì, ecco. Scusate, qui è Provera da Milano. Dovrei fare quelli della regia, chiedi che sta succedendo. Perché? Perché sì, vai. Scusate. Sì. Ecco, Senditi, vi rendete conto che stiamo già dentro? Che c'è, Romano? Che c'è, dottor? Tu ci parli lei? Momento. Pronto? Ma che stai a trasmettere? No, ma come gli salta? Ah, ma che stai? Ho capito, io ci faccio una figura con me. Questo è chiaro. Sì, chiama il commissario. Ma che sta? C'è Star Trek e un'altra cosa. Claudio, devi stare calmo. Sto calmo, tu basta che mi dite che è sta roba. C'è stato un attentato a Milano, pare una cosa terribile, morti, feriti. E quindi famo dopo. Se riesco a parlare con... Comunque per te non c'è problema, perché parlo col commissario e tu... Dottor Salvatori, non siete nel monitor, che sta succedendo? Ma che commissario? Dobbiamo fare la diretta qua. Claudio, andiamo dal commissario. Ma che, non mi frega un cazzo? Qua c'è sta la storia, non c'è sta la storia, no? Che Claudio, mi piace la gente. Claudio, l'attentato più importante. Una bomba. C'è la politica, ci sono i morti, è un fatto che riguarda tutto il paese, tutti quanti, non solo te ed Esther. Sì, è così. Forse il nostro cameraman la può inquadrare. Ecco, la scena è apocalittica. Mi dicono che è atteso il capo della polizia per un sopralluogo. Scusate? Sì. Sì. Sì, sì, ecco. Purtroppo. No! Chiama la radio! Che voglio la diretta subito! Hai capito la diretta! Scarica! No! Chiama la vigilia! È inutile che ammazzo Salvatore in diretta! Chiedi a segnare te! E scarica! Capitano, stiamo calmi, lasciamoli uscire. Romano, ti ho detto che scarica! La luce! Lasciami! Claudio, vai a uscire! È inutile! Lasciami, vai a uscire fuori! Fermi! Soltanto una cosa, che sono soltanto spaventata, schifata, delusa. Io che dicevo ai miei, la vostra generazione fa schifo. Io speravo in un futuro di noi giovani, ma in un futuro non come questo, in un futuro veramente solido. E sentendo questi messaggi mi stupisco e non mi viene da piangere.
Ed ora passiamo all'attentato di Milano. Milano, via Versesi. A 14 ore dall'attentato e il numero delle vittime... Oddio, mi hai fatto paura. Come stai, Esteri? Come ti senti? Ti ho telefonato prima. Mi stavo a scordare. Era uno dei canali 5, un pezzo grosso, un certo dottor Giglioli, Gugliore, non so, non mi ricordo. Proprio una bella voce, educatissimo. Dunque... Dice che gli interessano i diritti della storia. Cioè, tu gli dovresti vendere il coso, il soggetto, no? Perché lui dice che è una storia bellissima. Che dici? Eh? Così ti puoi fare l'operazione. Poi magari torni a scuola. Vabbè, io finisco di pulire di là, eh. Ah, senti, questa qua forse i carabinieri, la polizia non l'hanno trovata, non lo so. Avevo pensato che per il film... Esteri, che c'è? Non sai cosa c'è scritto? No, ho guardato solo... Tor Baianica, Pasqua 1994. Io, Sonia, Ermal...